Ciao e benvenuti ad un nuovo video! Animali preistorici vissuti migliaia di anni fa sono stati conservati per noi, congelati nel ghiaccio. Queste straordinarie scoperte gettano uno sguardo affascinante su un'epoca passata. Alcuni di questi resti non solo rivelano come apparivano questi animali, ma forniscono anche degli indizi su come sono finiti lì. Oggi vi presentiamo 20 animali preistorici che sono stati scoperti congelati nel ghiaccio. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 20. Nel 2016 gli scienziati hanno fatto un'incredibile scoperta vicino a Capo Irizar, al largo della costa meridionale dell'Antartide. Si sono imbattuti in una colonia abbandonata di pinguini preistorici di Adelia che non si vedevano in quella parte del paesaggio ghiacciato da oltre un secolo. Nonostante questo, hanno trovato dei siti di nidificazione con dei resti mummificati, ossa e persino escrementi di pinguini. Era quasi come se la colonia fosse stata abbandonata di recente. Un nuovo studio condotto dal ricercatore Steve Emsley fa luce su questo mistero. Si scopre che i resti del pinguino potrebbe essere rimasto sepolto sotto il ghiaccio per centinaia o addirittura migliaia di anni. Il recente disgelo, tuttavia, aveva nuovamente esposto la colonia. Da tanto i resti mummificati hanno scoperto che i pinguini di Adelia avevano abitato Capo Irizar 3 volte negli ultimi 5.000 anni. Ogni volta furono scacciati dall'innalzamento del livello del mare, circa 800 anni fa. Numero 19. Durante l'era glaciale, la Siberia era ben lontana dalla terra desolata che è oggi. Ospitava vari mammut, lupi della tundra, orsi, rinoceronti lanosi, bisonti e leoni delle caverne. I leoni delle caverne erano parenti più grandi degli odierni leoni africani. Nelle profondità ghiacciate della regione artica siberiana è stato scoperto un cucciolo di leone dal pelo dorato, coperto di fango ma per il resto ben conservato. Nonostante siano trascorsi 28.000 anni dall'ultima volta che il cucciolo ha chiuso gli occhi, i suoi denti, la pelle, i tessuti molli e gli organi si sono mummificati e sono rimasti completamente intatti. Il cucciolo si chiamava Sparta, o Simba siberiano. Sparta era uno dei 2 giovani leoni delle caverne trovati dai cacciatori di zanne di mammut sulle rive del fiume Samuel Yak, nell'estremo oriente della Russia del 2017 nel 2018. Inizialmente si pensava che i 2 cuccioli fossero fratelli, poiché furono scoperti a soli 15 metri di distanza. Tuttavia, ricerche recenti hanno rivelato che differivano in età di circa 15.000 anni. Il secondo cucciolo, noto come Boris, ha circa 43.448 anni. Numero 18. Del 2014 sono state fatte delle scoperte straordinarie nel permafrost della Yakutia siberiana, ufficialmente conosciuta come Repubblica di Sakha. I resti di un rinoceronte lanoso scoperti lì furono chiamati Sasha, dal nome del suo scopritore. Sasha offre uno sguardo all'era paleolitica. La pelliccia folta e riccia è descritta come biondo fragola, un colore sorprendente rispetto al familiare grigio ardesia dei moderni rinoceronti bianchi in Africa. L'analisi dei denti di Sasha indica che aveva circa 7 mesi quando morì. Nonostante la sua giovane età, Sasha era grande quanto un moderno rinoceronte di 18 mesi. La teoria prevalente sulla morte di Sasha è che si è annegata in una fossa di fango prima che il suo corpo si congelasse nel permafrost. Gli scienziati hanno anche notato che la sua pelliccia aveva fatto la muta, indicando la muta stagionale del pelo, un fenomeno a cui sono sottoposti molti animali. Lo studio di Sasha e dei suoi colleghi fa luce sul clima molto diverso della Yakutia, da circa 35.000 a 50.000 anni fa. La regione ha sperimentato condizioni più fredde e secche senza le zone climatiche che vediamo oggi. Il luogo in cui è stata ritrovata Sasha si trova ora nella zona della tundra, che allora non esisteva. L'assenza di vegetazione della tundra forniva erba e cereali in abbondanza, offrendo cibo sufficiente per i mammut e i rinoceronti lanosi che abitavano la zona. Numero 17. Ecco il Dogor, un antico cucciolo scoperto nel permafrost siberiano, il cui nome significa amico nella lingua Yakut. I test genetici hanno rivelato che il Dogor non appartiene alla specie del lupo o del cane, suggerendo che potrebbe essere un misterioso antenato condiviso da entrambi i gruppi.
l'Università di Yadgush suggerisce che parti dei resti di Dodogor sono stati straordinariamente ben conservati, tra cui la testa, il naso, i baffi, le ciglia e la bocca. Inoltre, il cucciolo aveva ancora i denti da latte quando morì, indicando che all'epoca aveva solamente 2 mesi. Il livello di conservazione è così eccezionale che gli scienziati sono riusciti a determinare la sequenza dei geni del DNA del Dogor, utilizzando un frammento di osso costale. Questa analisi ha rivelato che il Dogor era maschio. Il fatto che il Dogor sfugga a una facile classificazione suggerisce che potrebbe appartenere a una popolazione che precede sia i lupi che i cani. Un collegamento evolutivo tra i due. La presenza del Dogor è particolarmente significativa anche perché proviene da un periodo cruciale nell'evoluzione dei cani. Durante questo periodo le specie di lupi stavano diminuendo, mentre cominciavano ad emergere i primi cani. Numero 16. Nel 2007 un pastore di renne siberiano di nome Yuki Kundi incontrò un vitello di mammut di nome Liuba. Liuba è scomparsa brevemente, ma quando è riapparsa gli mancavano l'orecchio destro e anche la coda, probabilmente mangiati dai cani. Quello che è successo è che dopo la sua morte, Liuba è stata preservata nell'acido lattico prodotto dai batteri entrati nel suo corpo. Ciò ha preservato i suoi tessuti molli quasi perfettamente, rendendo difficile credere che abbia circa 42.000 anni. Ma è stato scoperto un altro mammut lanoso, chiamato Yuka. Yuka visse circa 39.000 anni durante l'ultima era glaciale. I suoi resti straordinariamente ben conservati sono stati trovati nel permafrost siberiano nel 2010, contenenti DNA intatto, pelle, tessuto muscolare e capelli. La scoperta di Yuka ha fornito preziose informazioni sulla genetica e sulla biologia di questa specie estinta e ha acceso discussioni sulla possibilità di clonare i mammut lanosi. Il mammut Jarkov è un altro animale preistorico trovato nella penisola di Taimyr in Siberia. Si stima che questo mammut abbia circa 20.000 anni e visse tra i 34.000 e i 12.000 anni fa, raggiungendo un'età rispettabile di 47 anni. Gli scienziati hanno scoperto che i mammut lasciavano la regione di Taimyr in cerca di cibo o per sfuggire alle inondazioni in vari periodi. Numero 15. Torniamo indietro nel tempo, circa 214 milioni di anni fa, quando la Terra aveva un aspetto molto diverso. In quella che oggi è la Groenlandia, vagava un dinosauro di nome Issisanek. Questo fantastico dinosauro camminava su 2 gambe, aveva un collo lungo che era in realtà un antenato dei sauropodi, i più grandi animali terrestri mai esistiti. Il nome Issisanek rende omaggio alla lingua Inuit della Groenlandia e significa osso freddo. Inizialmente, gli scienziati pensavano che uno di questi dinosauri fosse un plateosauro, un noto dinosauro dal collo lungo che visse in Europa durante il periodo Triassico. Ma quando scoprirono 2 teschi ben conservati di Issisanek durante uno scavo nella Groenlandia orientale nel 94, sapevano di avere qualcosa di molto speciale tra le mani. Questi dinosauri erbivori vissero circa 214 milioni di anni fa, durante il tardo Triassico. Durante quel periodo, il supercontinente Pangea iniziò a disgregarsi, dando origine all'Oceano Atlantico. Il clima è cambiato, permettendo ai primi dinosauri erbivori di migrare verso l'Europa e altri luoghi. I 2 teschi appartenevano a un Issisanek giovane e quasi adulto e somigliavano ai dinosauri trovati in Brasile, come il Macrocollum e l'Uniasauro, che sono ancora più antichi. Insieme ai plateosauri tedeschi formano un gruppo chiamato Plateosauridi. Questi dinosauri relativamente agili camminavano su 2 zampe e potevano crescere fino a 10 metri di lunghezza. Numero 14. Un pastore di renne proveniente dalle remote terre selvagge della Siberia orientale si è imbarcato in un'avventura sull'isola di Bolshoi-Liakovsky, nella gelida regione artica. Lì, sporgenti nel permafrost, scoprì dei resti quasi perfettamente conservati di un orso bruno congelato, nel tempo per 3.500 anni. Il freddo siberiano non ha preservato solamente i tessuti molli dell'orso, ma anche parti del suo ultimo pasto, piante e piume di uccelli. Un team di coraggiosi scienziati in Siberia ha intrapreso un'affascinante missione per studiare questo orso. Con attenzione tagliano la sua dura pelle per accedere al cervello, agli organi interni e agli altri tessuti. Ciò ha aperto la porta a una vasta gamma di ricerche, analisi cellulari e microbiologiche degli studi genetici, e persino alla ricerca virologica.
Ciò che è piuttosto intrigante è che l'analisi genetica ha rivelato che il DNA mitocondriale dell'orso non è significativamente diverso da quello degli orsi moderni trovati nella Russia nordorientale, come Yakutia e Chudokta. Quest'orso avrebbe avuto una dimensione di circa 1,5 metri, ma come sia finito esattamente sull'isola rimane un mistero. Oggi l'isola è separata dalla terraferma da uno stretto largo 50 km, quindi ci sono diversi scenari possibili. Forse camminava sul ghiaccio, nuotava nell'acqua, oppure all'epoca l'isola era collegata alla terraferma. Tu cosa ne pensi? Numero 13. Come minatore della bellissima zona dello Yukon in Canada, sei determinato a trovare l'oro. Usando un potente cannone ad acqua, sei impegnato a spazzare via il fango ghiacciato e poi, invece dell'oro, ti imbatti in un cucciolo di lupo grigio quasi perfettamente conservato, di oltre 57.000 anni. Questo incredibile lupo, chiamato Zur, è stato scoperto nella tradizionale terra del locale Trondek, comunità Yuechin. Tuttavia, questa non è una mummia di lupo qualsiasi, il suo corpo è intatto circa al 100%, ad eccezione degli occhi. I ricercatori hanno stabilito che Zur era una femmina e le radiografie hanno rivelato che aveva circa 6 o 7 settimane quando morì. Ciò che è ancora più interessante è che l'analisi chimica dei suoi denti indicava che consumava principalmente pesci e altre creature acquatiche, piuttosto che i mammiferi più grandi come i bisonti, che cibo si potrebbe aspettare. Sembra che Zur fosse in buona salute, ovvero non sia morta di fame o di un incontro fatale con altri predatori. Si ritiene invece che fosse nella sua tana quando crollò, seppellendola nel terreno sabbioso e preservandola per migliaia di anni. La cosa davvero interessante è che l'analisi del DNA ha rivelato che Zur apparteneva a un'antica popolazione di lupi, antenati dei lupi grigi originari della Siberia, della Russia e dell'Alaska. Tuttavia, la sua popolazione non si trova più nell'area dello Yukon, suggerendo che la sua specie sia stata infine sostituita da una diversa popolazione di lupi. Numero 12. Nello splendido Yukon, non lontano da Dawson City, un paleontologo ha fatto una scoperta fantastica. Uno scoiattolo terrestre artico mummificato dell'era glaciale. Tutto è iniziato nel 2018, quando un cercatore d'oro lavorava a Esther Creek. Normalmente lì si trovano ossa e fossili dell'era glaciale, ma questa scoperta è stata diversa. A prima vista potrebbe sembrare niente più che un ammasso essiccato di pelliccia e pelle marrone. Tuttavia, dopo un esame più attento, le caratteristiche dello scoiattolo sono diventate chiare. Le mani minuscole, gli artigli, la coda soffice e le orecchie adorabili. Gli scoiattoli terrestri artici costruiscono dei nidi conosciuti come middens sottoterra per il loro letargo invernale e questi antichi nidi dell'era glaciale sono spesso conservati nel terreno ghiacciato. Tuttavia, è molto più raro trovare uno scoiattolo completo. Gli scoiattoli sono creature interessanti per la ricerca perché a differenza dei mammut o dei gatti dai denti a sciabola sono riusciti a sopravvivere nello Yukon anche dopo l'era glaciale. Chissà, forse questo scoiattolo somigliava a quelli che conosciamo dal film L'era glaciale. Numero 11. Un puledro di oltre 42.000 anni è stato trovato conservato nel ghiaccio, con del sangue liquido che scorreva ancora nelle sue vene. Questa straordinaria scoperta è il più antico campione di sangue liquido mai trovato. Questo particolare puledro appartiene alla specie di cavalli Lena ed è stato rinvenuto nell'imponente cratere Batagaika nella Siberia orientale. Si stima che avesse solamente 1 o 2 settimane quando morì, ma il freddo abbraccio del permafrost ha funzionato a meraviglia, preservando la pelle, il pelo e anche i più piccoli dettagli del puledro con straordinaria precisione. Ed ecco la parte davvero interessante. La vescica del puledro conteneva ancora dell'urina ben conservata. Gli scienziati hanno lavorato con entusiasmo negli ultimi mesi per estrarre delle cellule intatte e DNA di alta qualità dal puledro, nella speranza di poterlo potenzialmente clonare. Numero 10. Molto molto tempo fa, prima che gli esseri umani entrassero in scena, antichi animali compirono incredibili viaggi nello Yukon, dove trasformarono la terra in un paradiso per creature giganti. Cammelli giganti, bradipi, leoni, iene e altri ancora vagavano in questo paese delle meraviglie e della megafauna. Quando alla fine questi animali morirono, i loro corpi probabilmente si decomposero e diventarono tutt'uno con il terreno ghiacciato.
Gli scienziati hanno persino scoperto tracce di un'antica iena che, secondo quanto riferito, raggiunse il Nord America attraverso la Beringia, un antico ponte terrestre dell'era glaciale tra la Russia e l'Alaska. Si tratta di una scoperta significativa perché, nonostante più di 50.000 resti ossei di animali dell'era glaciale nella zona di Old Crow, sono state trovate solamente due ossa o denti di questa specifica iena. Gli antenati di queste iene somigliavano alle iene moderne, con gambe lunghe e potenti per correre veloci. Si sono evoluti oltre 5 milioni di anni fa in Europa e in Asia e i loro resti sono stati trovati in tutto il mondo, dalla Mongolia al Kansas, al Messico e ora allo Yukon. La prova di alcuni denti fossilizzati di queste antiche iene può ora essere ammirata al Canadian Museum of Nature di Ottawa. I ricercatori ritengono che questi denti appartenessero a una iena che vagava per la regione artica tra circa 850.000 e 1,4 milioni di anni fa. Numero 9. Si ritiene che gli ittiosauri, che esistevano insieme ai dinosauri sulla Terra e gli pterosauri nell'aria, si siano estinti prima delle loro controparti terrestre aeree. Nel sud del Cile, nei ghiacciai in scioglimento, si trovano dozzine di scheletri quasi completi di rettili marini preistorici, giustamente chiamati dinosauri pesci per il loro nome greco. Queste gigantesche creature marine veloci nuotavano durante l'era dei dinosauri, da circa 245 a 90 milioni di anni fa. La loro scomparsa è avvenuta a causa di catastrofiche colate di fango che hanno preservato i loro resti nei sedimenti delle profondità marine. Successivamente, questi fossili furono scoperti durante lo scioglimento del ghiacciaio. Questa incredibile area, vicino al ghiacciaio Tyndall nel Parco Nazionale Torres del Paine in Cile, ha rilevato 46 esemplari di 4 diverse specie di ittiosauri. Alcuni risalgono al Cretaceo inferiore, circa 150 o 100 milioni di anni fa. Questi rettili marini avevano dei corpi a forma di siluro, pinne verticali e musi lunghi, con dei denti aguzzi, proprio come i delfini moderni. Lo scheletro più grande misura oltre 5 metri di lunghezza. Questi dinosauri pesci probabilmente cacciavano nei canyon sottomarini vicino alla costa, dove predavano creature e pesci simili ai calamari. Numero 8. Nel 79, nelle terre selvagge dell'Alaska, i cercatori d'oro stavano svolgendo le loro attività minerarie quando improvvisamente si imbatterono in una sorprendente scoperta. Mentre si scioglieva il fango ghiacciato con un tubo idraulico da miniera, è emerso un bisonte di 36.000 anni. Questa scoperta di un vero bisonte dell'era glaciale, chiamato Bison Priscus, è stata identificata dal paleontologo Dale Guthrie. Tuttavia, c'era un grosso problema. La bestia era intrappolata nel terreno ghiacciato e enormi creste di ghiaccio bloccavano lo scavo. Anche durante le estati calde, i bisonti rimanevano congelati nel terreno. Guthrie temeva che se non avessero disotterrato rapidamente la creatura, si sarebbe decomposta una volta scongelata. Quindi, dopo averla rimossa, decisero di congelarla immediatamente. Lo scavo continuò finché l'intero corpo del bisonte non fu liberato dal banco fangoso. Ma non è finita qui. Lavandolo ha rivelato dei frammenti di ossa, capelli, insetti, legno e resti di piante. Ma la cosa più sorprendente era il colore blu del bisonte. Quella tinta era causata da un rivestimento minerale chiamato vivianite, formato dal fosforo presente nel tessuto animale che reagiva con il ferro presente nel terreno. Quando la vivianite entrò in contatto con l'aria, si trasformò in un bellissimo colore blu. E così, questo bisonte dell'era glaciale si è guadagnato il soprannome di Blue Babe. Numero 7. Nel 2008, alcune persone stavano cercando l'oro a Anchor Creek, non lontano dal confine con l'Alaska, quando all'improvviso fecero un'incredibile scoperta. Hanno trovato ossa risalenti a un periodo sbalorditivo, che va dai 75.000 ai 125.000 anni fa, dell'era glaciale. Tra queste ossa impressionanti hanno trovato dei femori appartenenti ad una specie estinta di cammello. Ma ecco la parte interessante. L'analisi genetica ha rivelato che questi antichi cammelli, evolutisi circa 10 milioni di anni fa, erano diversi dai cammelli moderni che conosciamo oggi. Gli antenati dei nostri cammelli contemporanei attraversarono il ponte terrestre della Beringia, che un tempo collegava l'Asia e il Nord America, circa 7 milioni di anni fa.
Tuttavia, questi cammelli dell'era glaciale della regione artica intrapresero un emozionante viaggio verso nord durante un periodo più caldo, circa 100.000 anni fa. Sfortunatamente si estinsero circa 10.000 anni fa. Ma ecco la parte interessante. Mentre la maggior parte dei cammelli migrava a sud, fino all'Honduras, alcuni cammelli avventurosi si diressero a nord, verso l'Alaska e lo Yukon. Numero 6. I ricercatori hanno recentemente scoperto una carcassa quasi perfettamente conservata di una femmina di allodola cornuta. Questo uccello era nascosto sottoterra in una grotta ghiacciata nella Siberia nord-orientale. Questa carcassa ci dà uno sguardo agli antichi ecosistemi che un tempo esistevano in questa regione. La storia inizia con i cacciatori di avorio fossile a cui fu concesso il permesso di scavare dei tunnel vicino al villaggio di Belaya Gora. Si sono imbattuti in questo uccello che sembrava ancora ben conservato, ma quando hanno utilizzato la datazione al radiocarbonio hanno scoperto che aveva più di 45.000 anni. L'analisi genetica ha confermato che si tratta di un'allodola cornuta, una specie che esiste ancora oggi, sotto forma di due sottospecie nell'emisfero settentrionale. Tuttavia, questo esemplare siberiano potrebbe potenzialmente essere un antenato diretto delle moderne specie di uccelli. Immagina come questo uccello possa aver avuto un ruolo cruciale nel modo in cui la specie si è evoluta nel tempo. Tutto ciò è accaduto durante un periodo di cambiamenti climatici, in cui parti dell'Europa e dell'Asia erano divise in ecosistemi diversi. Nonostante le sfide e l'estinzione di altri animali, questo uccello è riuscito a sopravvivere. Numero 5. Qui abbiamo un mistero che gli scienziati stanno attualmente cercando di risolvere. Una gigantesca testa di lupo scoperta nel permafrost siberiano. Si stima che questa testa abbia circa 40.000 anni ed è stata trovata sopra il circolo polare artico da un uomo locale di nome Pavel Efimov. Ma come sia finita lì la testa resta ancora un enigma. Il dottor Albert Protopopov, uno scienziato russo, pensa che la testa potrebbe essere stata recisa dal ghiaccio. Ma ecco la parte intrigante. I tessuti molli mostrano dettagli che ricordano i segni di un'ascia oppure di un coltello affilato, suggerendo che siano stati recisi intenzionalmente dagli antichi. Tuttavia, perché avrebbero dovuto farlo, soprattutto considerando il fatto che a quel tempo in quella zona non c'era una popolazione umana? Per svelare il mistero, i ricercatori intendono intraprendere una nuova spedizione alla ricerca di altre parti del corpo del lupo, vicine alla scoperta originale. La testa ha dei denti scoperti e un cervello intatto, che è più grande della lunghezza media della testa dei lupi grigi siberiani contemporanei. Anche alcune parti del cranio sembrano essere più sviluppate di quelle dei lupi moderni. Ad oggi rimane un mistero irrisolto. Hai qualche idea? Facci sapere nei commenti. Numero 4. Nel 2020, nel cuore del permafrost, è stato scoperto un cucciolo antico con una storia incredibile. Questo cucciolo, preservato dall'ultima era glaciale, ha avuto un pasto finale inaspettato, un pezzo di uno degli ultimi riceronti lanosi sopravvissuti sulla Terra. Gli scienziati hanno condotto un'autopsia animale sul cane mummificato e sono rimasti stupiti quando hanno trovato un pezzo di pelle non digerito con una pelliccia gialla nel suo stomaco. I rinoceronti lanosi sono estinti da circa 14.000 anni, il che corrisponde esattamente al tempo stimato della morte del cucciolo. È ancora un mistero se il cucciolo appartenesse a un essere umano o ai lupi selvatici. Se fosse un animale domestico, possiamo immaginare che vivesse accanto agli antichi. Numero 3. Nel 2023 gli scienziati hanno scoperto un verme che aveva dormito nel permafrost siberiano per 46.000 anni e poi è tornato in vita. Se sembra qualcosa uscito da un film di fantascienza, non sei il solo a pensarlo. Tuttavia, questa minuscola creatura, appartenente a una specie di nematode precedentemente sconosciuta, ha sorprendentemente sfidato i limiti della sua breve durata di vita. Si ritiene che il verme sia entrato in uno stato dormiente chiamato criptobiosi, il che significa che ha smesso di mangiare e ha interrotto completamente la sua attività metabolica per sopravvivere. Questo particolare nematode è stato trovato a circa 40 metri di profondità nel permafrost, all'interno di una tana nel suolo artico. La cosa più sorprendente è che quando il verme si è svegliato ha subito iniziato a riprodursi.
I nematodi hanno sempre affascinato gli scienziati per la loro incredibile capacità di sopravvivere a lunghi periodi di sonno congelato, in condizioni estremamente fredde. Alcuni nematodi possono persino sopportare degli stati di siccità, come nel deserto più arido della Terra, il deserto di Atacama in Cile. Uno di essi è stato addirittura ripreso dopo quasi 4 decenni in uno stato essiccato. Numero 2. Il castoro gigante, uno dei roditori più grandi mai esistiti. Era davvero gigantesco. Ma sapevi che questo enorme roditore non era davvero un duro predatore? Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, si cibava soprattutto di piccole piante da laghetto, il che è abbastanza sorprendente considerando le sue enormi dimensioni. Il castoro gigante, noto anche come Castoreoides oioensis, misurava circa 1,8 metri di lunghezza e pesava circa 220 kg. Ha più o meno le dimensioni di un moderno orso nero. Ciò che lo rendeva ancora più speciale erano i suoi incisivi incredibilmente lunghi, che sporgevano dal cranio. I ricercatori hanno studiato ossa e denti fossilizzati trovati nello Yukon e nell'Ohio, risalenti a un periodo compreso tra i 10.000 e i 50.000 anni fa nel 2019. Sfortunatamente, nonostante le loro dimensioni impressionanti, questi megacastori si estinsero circa 10.000 anni fa, quando il clima divenne più caldo e secco. È un po' triste, ma forse sono stati semplicemente sconfitti da specie di castori più piccoli che hanno continuato la loro abitudine di masticare il legno. Numero 1. Se tornassi indietro nel tempo a circa 24.000 anni fa, nell'Iowa centro-settentrionale, avresti assistito a un vasto parco di sculture di ghiaccio, noto come episodio glaciale di Wisconsin. Il lobo di Des Moines, un'enorme calotta di ghiaccio, iniziò a crescere e alterò radicalmente il paesaggio. Questa calotta ha influenzato la formazione di laghi, fiumi e terreno fertile. Ma la cosa veramente interessante è che questa calotta glaciale ha avuto un impatto anche sulla vita dei mammiferi dell'era glaciale. Pensa al bue muschiato, alle renne e persino ai mammut. Sono tutti emigrati verso nord a causa del cambiamento delle condizioni. E in questo paesaggio abbiamo incontrato una delle creature più straordinarie, il gigantesco bradipo terrestre, scientificamente noto come Megalonyx jeffersoni. Questi bradipi erano straordinariamente grandi, quasi 3 metri di lunghezza, e pesavano tra le 2 e le 3 tonnellate, paragonabili a un piccolo elefante. Ma a differenza dei bradipi di oggi, usavano i loro enormi artigli per vari scopi, tra cui la ricerca del cibo. Ciò che rende questa storia ancora più interessante è che lo stesso Thomas Jefferson scoprì le ossa di questo bradipo nel 1799 e diede all'animale il nome di Grande Artiglio. Quale animale preistorico ti piacerebbe vedere riportato in vita? Facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.